La grinta e il coraggio non sono stati sufficienti a Michele Scarponi per fare suo il Giro d'Italia 2011. Un secondo posto che lascia un po' l'amaro in bocca, anche se il generoso corridore di Filotrano si è dovuto arrendere al più forte ciclista del mondo in circolazione, attualmente lo spagnolo Alberto Contador. Più la gioia di essere riuscito a far secondo in un giro durissimo e con la soddisfazione di avere... di essere migliorato rispetto all'anno scorso, comunque dietro a un grandissimo Contador e davanti a un Nibali che è andato fortissimo. Un giro duro quello di quest'anno, in cui Scarponi non si è certamente risparmiato e ha cercato di dare come sempre il 100% e anche di più. È stato molto duro e sono riuscito a esprimermi sempre nel migliore. Io ho combattuto, penso, bene fino alla fine per cercare di centrare il secondo gradino del corpo. Sono stati tantissimi i tifosi che lo hanno incitato lungo le strade, in particolare nella tappa giocata in casa, quella arrivata a Castelfidardo. L'emozione forte per me correre davanti ai miei tifosi, che comunque sono stati numerosissimi lì, ma anche presenti per tutto il giro, soprattutto quelli del mio fan club. Adesso penso che ripresterò un po', sarò un po' tranquillo a casa e poi parteciperò alla Vuelta a Spagna a settembre. Scarponi, al pari di Valentino Rossi e altri campioni sportivi della nostra terra, può essere considerato quindi un'eccellenza marchigiana, pronta a tenere alta la bandiera delle Marche in tutto il mondo. Sono orgoglioso di venire da Filottrano, di essere un marchigiano, e ne sono fiero, quindi correre per rappresentare il mio paese, la mia regione in tutta Italia e per il mondo, insomma, è una bella sensazione. Poi cerco sempre di dare il meglio e di migliorarmi di anno in anno, e spero di migliorarmi ancora nel 2012.